ovviamente si presenta e chiede alle parti di identificarsi chiedendo i documenti. Ovviamente tra i documenti c'è il codice fiscale, questo penso che lo sappiate tutti, perché la mediazione è coperta da un credito d'imposta, l'indennità che eventualmente viene versata all'avvio del procedimento. Indennità che è coperta dal credito d'imposta fino a 500 euro in caso di accordo, fino a 250 euro in caso di esito negativo. Però la prima fase informativa che viene chiamata incontro di programmazione è gratuita sostanzialmente, o meglio viene è coperta dalle spese di avvio o di adesione che le parti, in caso sia istante o convenuta, ovviamente corrispondono all'organismo. Fatta la prima fase sulle, appunto, le presentazioni e l'individuazione delle parti, solitamente chiediamo una breve disamina, insomma una breve esposizione della questione che occupa appunto in quel momento tutte le parti presenti, perché bisogna verificare se vi sia la possibilità o l'impossibilità di non trovare un accordo, ma di discutere ed eventualmente trovare un accordo. Perché non, chi, ad esempio la controparte, il convenuto di stamattina, mi dice: no, beh, mediatore, ma non c'è possibilità di trovare un accordo. Beh, ma neanche abbiamo fatto la mediazione, cosa vuol dire? L'accordo, non so, iniziamo a valutare facendo una, due, tre, quattro incontri, più chiacchierate, cosa si può fare? Anche perché io preciso sempre, la possibilità barra impossibilità deve attenere non alla volontà, ma ha un qualcosa di giuridico. Se il convenuto mi dice: no, io non sono il signor Mario Rossi, sono il signor Federico Bianchi, quindi avete sbagliato a chiamarmi, c'è una carenza di legittimazione passiva e quindi è assolutamente doveroso non far partecipare alla mediazione un soggetto che non doveva stare lì. Oppure capitano volte che magari quel diritto, quella pretesa azionata non sussiste giuridicamente, ma perché non so, vuoi usucapire una parte di un condominio ma chiami un condominio diverso, anche qua è sempre un problema di legittimazione, o magari voglio usucapire quel pezzo di giardino, no, in realtà mi riferisco a un altro pezzo, quel giardino lì non esiste neanche, quindi sono appunto profili di impossibilità giuridica. Tutto il resto non integra il giustificato motivo, perché sedersi e dire non ci sono i presupposti. Quali sono i presupposti? No, ti stai proprio sottraendo arbitrariamente all'esperimento del tentativo di conciliazione. E quindi la prima fase, quando appunto si fa, noi facciamo il discorso introduttivo, spieghiamo alle parti come si svolge la mediazione, in che cosa consisteranno le sedute, quando scatta l'obbligo del pagamento. A quel punto, se c'è appunto qualche parte che dice la classica frase: no, no, non è possibile, in che senso? Perché la volontà non è rilevante, non intendere di venire a un accordo se non è giustificato, non è appunto un giustificato motivo, perché vi ricordo che il decreto 28 ricollega delle sanzioni, ossia il versamento di una somma pari al contributo unificato nel successivo giudizio, in caso di appunto mancanza di questo giustificato motivo di non fare la mediazione. Ma aspetto più importante, perché spesso il contributo unificato è anche esiguo, diciamo, è il fatto che il giudice può trarre argomenti di prova dal comportamento stragiudiziale delle parti. E questo com'è possibile? Grazie al fatto che come policy dell'organismo noi abbiamo una verbalizzazione estesa, ossia giustamente, visto che il giudice deve poter valutare il comportamento stragiudiziale delle parti, noi mediatori, sempre nella terzietà, nell'imparzialità, rileviamo quello che succede fattualmente nell'incontro, e altrettanta possibilità è data alle parti, ai propri assistenti legali, possono fare tutte le dichiarazioni che vogliono, possono farsi botta e risposta, perché così il giudice può capire che cosa è successo. E quindi questa è un po' la fase iniziale. All'esito della fase appunto informativa poniamo la fatidica domanda: si può o non si può, è possibile avviare il tentativo di conciliazione? Se è possibile, si entra direttamente nel merito, perché
sarebbe un incontro sprecato, e si discute già magari all'inizio con una sessione congiunta in cui di nuovo le parti si confrontano, e poi con le sessioni cosiddette separate, in cui si sente una parte poi l'altra, o solo le parti, perché a volte capita che sono gli avvocati che sono di ostacolo, quindi si lasciano fuori gli avvocati e si fanno confrontare solo le parti, proprio perché magari parlano la stessa lingua, o a volte solo gli avvocati, perché le parti sono troppo litigiose e c'è bisogno di un confronto tecnico-giuridico, distaccato, certo. E quindi questo è un po' quello che succede nella fase informativa. Per quanto riguarda la condizione di procedibilità, non mi sono dimenticata, c'è una cospicua parte di giurisprudenza, di sentenze, per ora solo di merito, che non ravvede il superamento della condizione di procedibilità quando la mediazione si arresta alla fase informativa, perché non è mediazione, appunto le parti sono sedute lì, ascoltano il discorsetto che noi mediatori, chi più chi meno lungo, lo fa, e quindi di merito non viene affrontato nulla se non quelle preliminari informazioni per verificare appunto la possibilità o meno di proseguire. Ok, io ho un'altra domanda. Vai. Quindi ipotizziamo, io sono parte istante in una mediazione, il convenuto si presenta, però benché non ci siano problemi di legittimità, non ci siano altri problemi, deliberatamente dice no, la mediazione non sa da fare, io non la faccio. A quel punto la mediazione si arresta al momento della sessione informativa, della programmazione, e quindi lei mi dice ci sono delle sentenze che dicono che la mediazione non è stata esperita. Ma quali sono? Cioè, io a quel punto mi... Cosa fa il bravo mediatore se non vuole chiuderla lì? No, io da parte istante mi sento un pochino privato di un diritto, perché dico, io voglio mediare, la mia controparte non vuole mediare, rischio che ho iniziato un procedimento, non ho speso, perché comunque è un procedimento gratuito, ho affrontato solo i costi di segreteria, però effettivamente la mia volontà di procedere con la tutela dei miei diritti viene violata in questo senso. Ora, qual è la strada, quale può essere la soluzione perché parte istante non venga privata di un diritto legittimo? Allora, innanzitutto quello, anche laddove effettivamente andasse così, quindi la mediazione si chiude lì perché non si può fare nulla, in ogni caso parte istante sarebbe in possesso di un verbale in cui è rilevato quello che vi dicevo prima, è rilevato il comportamento della controparte, può verbalizzare le dichiarazioni che intende.